Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzioli, cosa andremo a fare oggi? Oggi, in questo video, perché io sto registrando di fila, quindi... Allora, nello scorso video abbiamo tamato questi due esemplari di pistolini, che sono i Pixie. C'è il Pixie giornaliero e il Pixie notturno e il Baldracon. Allora, gli abbiamo messo il cappellino a uno, gli abbiamo messo... Aspettate però quello lì senza niente non mi piace. Drop strano. Mettiamogli questo. E voilà. A questo glielo mettiamo. E voilà, tracete! Perfetto, per il fetto. Dove sono il dove è il funghetto? Non c'è, andiamo a prendere il funghetto. Il funghetto etto, vediamo. No. Il funghetto etto. Questa tutti devi accendere. Perché come regola, dandogli il funghetto da mangiare, loro ti dovrebbero dare in cambio della roba. E che io non so cosa ti danno in cambio, è quello il problema. Il problema vero e proprio è quello lì, che non so cosa ti danno in cambio. Pet status. Questo è lo status del... Ok, lasciamoli qua. No, ho sbagliato. Allora, si sta facendo di nuovo buio, ragazzi. Allora, cosa possiamo fare oggi? Oggi, ragazzi, io direi di fare una bella cosa. Torniamo dentro. Perché ho bisogno disperato, ragazzi, mi sono fatto... Guardate un po'. Mi sono preso degli appunti. Questi sono appunti di tutto quello che mi serve e di tutto quello che io dovrò poi craftare, perché, ad esempio, slab, cose del genere. Allora, una cosa che io volevo fare con voi è questo: andare a fare degli estrattori, ma dove sono gli estrattori? Sono in su. Gli estrattori, dove? Eccoli qua. Allora, gli estrattori sono questi, però io voglio fare non l'estrattore normale, ma voglio fare il super extractor, questo qua, che però è ancora bloccato. Quindi questo qua è l'extractor, l'extrattore avanzato. Allora, noi lo possiamo fare in diamante. Serve la polvere da sparo, l'iron rod e un lingotto di diamante. Molto bene. Allora, siamo dove? Mi sono sbagliato qua. Dovremmo essere qui. Diamante. Non ne abbiamo. Wow. Prendiamo questo e andiamo a farci i nostri diamantolli. Come potete vedere, ragazzi, di coal non ne abbiamo poi tantissimo. Allora, facciamo così. Dov'è il coal? E facciamo un po' di lingotti di diamante. Facciamone un po' perché ci servono.
poi dovrò andare a cercarne perché se non posso fare di nuovo quella cosa là, purtroppo ragazzi, di diamanti, io non vorrei che abbiano aggiustato sta cosa e che non si possa più andare a diciamo farci la nostra farm infinita. Ci vuole un pochettino, però io ne volevo fare un po'. Intanto che si fanno, io direi di andare a prenderci le nostre rod, iron rod, la polvere da sparo, quindi misto scavo, dov'è? Misto scavo, ecco qua, la polvere da sparo, vediamo cosa ci manca. Ci mancano solo i lingotti, ok. Ma perché io voglio fare sta cosa? Perché ragazzi, adesso vi faccio vedere una cosuccia, eh. Allora, ne facciamo un pochettino perché io ho bisogno di risorse. E per fare delle risorse un po' velocemente dobbiamo utilizzare per forza gli escavator, che sono questi qua. Allora, ce n'è 4 ogni craft, quindi noi ne possiamo fare. E abbiamo sbloccato l'escavator avanzato. Dove sono finiti gli escavator? Gli escaviators dovrebbero essere, eccolo qua, abbiamo sbloccato questo. Questo qua si fa con l'alunite e il diamond rod. Allora, si può provare anche questo. Questo qua va giù molto di più, secondo me, ed è molto più grande. Andiamo a provarlo perché li proviamo tutti, ok? Gli altri sono molto più piccoli. Allora, lumite, lumite, abbiamo da prendere la lumite, il diamond rod, quindi qua sotto il diamond rod, e la polvere da sparo ce l'abbiamo, vediamo, perfetto, ce l'abbiamo. Ah, non ho lo spazio. Allora, a questo punto qua gli mettiamo giù questo, gli mettiamo giù il ferro, il lingotto, qua il lingotto di ferro, gli mettiamo giù il ferro, questo, il diamante, io lo mettiamo giù, mettiamo giù anche l'ossidiana, tanto a noi non serve per il momento. E andiamo a farci immediatamente il nostro. Ok, perfetto. Allora, lumite, posiamo la lumite, posiamo il diamante, lingotto, andiamo a posare. Allora ragazzi, vado a posare un po' di cose e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, rieccoci qua un'altra volta. Adesso andiamo. Mercoledì. Adesso è giorno. Sono praticamente le 5 del mattino. Allora, dove possiamo andare a provare? Ma io direi di allontanarci un po', magari in là. Allora, andiamo a vedere. Andiamo a vedere un attimino. Ci dobbiamo allontanare un po', quindi andare, si potrebbe anche spostarci con il nostro ad esempio, non proprio qua, andiamo un po' più distanti perché andare a come vi posso spiegare, andare proprio vicino così non ci conviene più di tanto, ragazzi.
Così poi dovremo tamare anche questi qui, ma lo faremo poi assieme, ragazzi. Vediamo un po' come fare. Allora, io direi di prenderci il miele, visto che ce l'abbiamo basso e che a noi il miele serve, anche se ne abbiamo già lì un'infinità e che lo possiamo farmare, non fa niente. Allora, io direi di provare, ragazzi, a fare una cosa del genere. Allora, andiamo qua, ci prendiamo il nostro questo escalator qua e questo e proviamo. Ok? Allora, facciamo così. 8 e vediamo la larghezza. Perfetto. Allora, ragazzi, per fare una bella cosa qui noi dobbiamo dargli l'ok e spostarci. Avete visto? Adesso noi andiamo a vedere qua, ma di terra non ne abbiamo. Quindi io direi di fare una cosa del genere. Yes. E yes. O possiamo lasciare tutto lì. Però a noi non ci interessano. Questo lo prendiamo. E questo lo mettiamo via, tanto noi di questa di terra ne abbiamo. Adesso ne mettiamo giù un altro, vedete? Ad esempio noi facciamo una sorta di buco qua, così, ok? Così noi facciamo così e ci rintaniamo e andiamo giù. Allora qua, perfetto. E ci buttiamo giù. Perfetto. Guardate qua la stone che noi abbiamo. Queste dirt, via. Non ci serve. E queste è dirt, via. Yes. E questo ce lo prendiamo. Adesso, per fare una bella cosa, noi ragazzi ci serve tantissimo lo stone perché non ne abbiamo più. Allora io direi di fare questo lavoro qua. Prendo un bel po' di stone, quindi io direi che qua facciamo una bella scorpacciata di stone, così, vediamo, ne sto prendendo una valanga praticamente, ne devo prendere un bel po' perché ragazzi purtroppo la stone non ne abbiamo praticamente più. Quindi io direi di fare un'altra cosa, mettere giù 3, un po' un teletrasporto qua e gli metteremo dentro, ad esempio, allora fatemi vedere una cosa perché allora, possiamo anche fare una cosa del genere. Mettere la stone, però ne mettiamo 4, visto 2. Ok? E qui abbiamo un teletrasporto che ci porterà praticamente a casa. Ok? Facciamo T trasporto. Se io avessi dovuto fare uno scavo del genere, immaginate il tempo che ci avrei messo. Ok? Quindi io adesso avrei bisogno di scavare. E sull'altezza della stone noi ragazzi troveremo ad esempio tantissima
tantissimo call e noi adesso lo andremo a mettere. Allora, noi adesso andiamo qua, gli mettiamo il nostro teletrasporto e gli mettiamo dentro la nostra stonna, così, esattamente così, e tac, perfetto. Dopodiché andiamo qua e ci dovrebbe teletrasportare direttamente lì, speriamo che non abbia fatto degli errori e che mi teletrasporti dall'altra parte del mondo, spero di no. Possono capitare dei bug, come mi è già successo, che mi ha teletrasportato praticamente, esatto, perfetto. Adesso a noi ci serve la stone. Molto bene, qua abbiamo il coal che noi andremo a prendere. Io adesso qua scaverò un bel po' perché a me serve proprio la stone, quindi devo scavare un bel po'. Questo poi è una cosa che io farò off camera, quindi ragazzi lo farò poi off camera. Adesso mi limito solo un attimino a prendere qualcosa. Prenderò tutta la stone che posso, quindi qua io direi di tenerci questo posto per la stone, quindi prenderemo la stone qui fino a che non arriviamo esattamente alla bedrock, come potete vedere, e la teniamo così perché a noi ci servirà la stone, ok? Dopodiché lascerò tutto così. Posso magari scavare solo un passaggio in più, così praticamente, e lasciare solo la bedrock sotto, ok? Sposterò magari un attimo il teletrasporto, o magari lo lasciamo un attimo lì, tanto non è un grosso problema quello lì, ragazzi. Ok, e io qua proseguirò poi lo scavo, magari un po' di là, un po' di là, e cercherò anche del coal. Adesso un'altra cosa che io volevo fare è andare praticamente da un'altra parte, che però qua non ce la farò mai a salire, quindi devo fare di nuovo teletrasporto per forza, se no non salirò mai mercoledì. E proviamo l'altro, ok? Stavolta cambiamo posto, andiamo da un'altra parte, ok? Perché qui ho la miniera di stone e quella mi servirà perché ho bisogno per forza della stone. Andiamo un attimino, magari noi siamo andati da sta parte, possiamo provare ad andare da questa parte qui. Questa parte qui possiamo anche vedere, sì, c'è del posto, possiamo provare. Allora, perfetto, qui c'è dell'acqua, andiamo dove c'è un bel piazzale, tipo ad esempio qui ci dovrebbe essere un bel piazzale, esatto. Proviamo qua in mezzo, ragazzi, mettiamo giù il nostro escavator, quello più grande, e ragazzi, a me sembra più piccolo, comunque, ok, ci spostiamo, perfetto. Allora, lui ci ha messo qua dell'erba e questa la possiamo prendere, però la terra questa la buttiamo, perché a noi non serve, ragazzi. Così, così e così. Via. Qua guardiamo la terra, via. Yes. Perfetto.
scaviamo una piccola grotticella, così noi possiamo mettere in mezzo qua di nuovo il nostro scavetro, vedete? Perfetto. Facciamo così e ci spostiamo. E ragazzi, l'escavetro va giù. Ok? Adesso noi ci buttiamo un'altra volta giù. C'è un bug, ragazzi, eh? Non si vede che c'è un bug. Non so per che motivo c'è questo bug. E se noi facessimo così, perfetto, il bug va via. Ok, questo, però questo lo buttiamo via. Ok, allora, adesso facciamo la stessa cosa, così e così, mettiamo in mezzo di nuovo il no, no, il nostro. E voilà, e andiamo giù. E abbiamo trovato dell'ossidiana. Perfetto, questo prendiamo tutto. Stone, questa prendiamo tutto. Questo prendiamo tutto. Perfetto. Adesso facciamo così. Vediamo, perfetto. Vediamo un attimino facendo una cosa del genere. E abbiamo del coal, perfetto. Andiamo in fondo qua, ma qua siamo tranquilli. Qua c'è della magnetite e qui abbiamo del coal. Ullala. Ragazzi, sono andato fino in culo il pupetto. Qua c'è dell'altra ossidiana. Allora, mettiamo così, così e così, ci prendiamo il nostro coal, ci prendiamo anche questa. E ci prendiamo anche questa. Ok. Avete visto? E questa cosa qua è una cosa che si può fare. Guardate che profondità siamo. Cioè ne abbiamo usati praticamente tre. Tre ne abbiamo usati. E siamo già arrivati a una bella profondità. Pensate voi, ragazzi, fare uno scavo del genere a mano. Non è una cosa normale. Cioè, non ci riuscirete, ma per niente proprio, perché è una cosa abbastanza difficile da fare, eh? Quindi qua possiamo anche tenere una cosa del genere. Ho sentito uno strano clic clic, non so cosa può essere successo, io spero che non si sia staccato, che stai sia registrando. Ok, adesso proverò a fare un'altra cosuccia, perché qua io prima voglio prendere sta roba, perché poi se no, ragazzi, non la riesco più a prendere. Quindi vediamo, vedo di raccogliere un attimo questa e poi mettiamo giù l'ultimo, andiamo giù, dopodiché vediamo cosa riesco a fare, ok? Io piano piano, ragazzi, cerco di farvi vedere un po' tutto, eh. Non è facile, su tante cose purtroppo non è facile. Qui abbiamo dell'altra ossidiana, ma potremmo anche, per dire, lasciar perdere, eh? Perché ne abbiamo tantissima di ossidiana. Qui ce ne sarebbe ancora, volendo, ce ne sarebbe ancora anche qui. Qua c'è anche del coal. Quindi io direi di fare una cosa del genere. Ok, qua c'è dell'ossidiana, vediamo indietro, lì non c'è, però c'è del coal. Sì. E di qua c'è del coal. No, c'è solo questo di coal. Quindi così. E sotto cosa c'è? Praticamente altra ossidiana. Ma che fila di ossidiana c'è? Allora,
qua c'è dell'altro call, ragazzi, vediamo quanto call c'è, perché c'è solo questo. Ok, e come potete vedere, ragazzi, qua possiamo trovare qualsiasi cosa, anche questi a noi ci possono poi servire, quindi possiamo cercare di stone, ragazzi, ce n'è una roba spropositata. Adesso noi adesso raccoglierò questi, poi possiamo praticamente fare anche così, guardate, mettere giù questo, no, perché non riesco a capire perché, ok, non ok, vediamo. Ne abbiamo trovata di roba. Bene, perfetto. Abbiamo, ragazzi, abbiamo dell'altro coal. Dell'altro coal qui. Vediamo qua cosa c'è. Non c'è più niente, perfetto. Possiamo mettere altri estrattori qua a estrarre il nostro coal. Qui abbiamo dell'altra ossidiana, mettiamoli. Mettiamo anche qua, ci prendiamo la nostra magnetite, che a noi ci serve tantissimo anche questa, perfetto, ok, vedete, guardate qua dell'altro coal, altro coal, quindi andiamo a prendere anche questo coal, piano piano, ragazzi, intanto qua ci prendiamo quello che ci serve, così, così e così, ragazzi, abbiamo già 549 di stone, avete visto? Se avessi dovuto fare una cosa del genere per altre, cioè su, ok, ragazzi, abbiamo preso un fracco di roba in pochissimo tempo con questo metodo, avete visto? Con questo metodo, ragazzi, è molto, ma molto più veloce la cosa, molto più veloce. In un attimo abbiamo preso un fracco di roba, perfino la stone ne abbiamo circa mezzo stack, ok, perfetto. E qua guardate che profondità siamo, cioè noi qua possiamo andare ancora giù, ancora tanto più giù, ok. Bene, adesso, ragazzi, farò che fare una cosa, teletrasporto, andiamo a casa, così ho voluto farvi vedere queste cose per farvi vedere un po' anche se voi automaticamente giocate, come si può fare ad avere molta più roba. Guardate, ad esempio, andiamo a vedere quanto coal abbiamo, e abbiamo fatto praticamente 273 di coal, ok, e 336 di ossidiana, ok, quindi guardate qua, 550 di stone. Questa è dirt, ma questa possiamo anche eliminarla perché non ci serve, perché di dirt ne abbiamo una roba spropositata. Molto bene, bene, io, ragazzi, faccio una cosa, vi saluto qua, ok, abbiamo fatto qualcosa assieme anche oggi. Nelle prossime puntate io mi porterò avanti un po' con dei lavori, intanto costruirò la mob farm, e non è la mob spawn, ok, la mob farm sarà una sorta di costruzione dove mettere i nostri mob, ok. Io non riesco ancora a capire questo, lo status, mi dice lo status, però
Non ho capito che cos'è sto status e cosa. Non l'ho capita sta cosa. Comunque, ragazzi, vedrò più avanti e cercherò di capire perché anche lui, vedi, mi dice sta cosa. Bene, cercherò di capire anche se voi sapete, commentate sotto, ditemi qualcosa, ok? Io ho provato per vedere se riuscivo a prendere sti semi delle pallottole, ma purtroppo sti semi non li riesco a trovare. Quindi magari nella prossima puntata faremo un po' di avventura e vediamo di riuscire a risolvere. Ok? Bene, ragazzi, vi saluto, un grosso bacione e un abbraccio da vivo libero. Mi raccomando, tanti bei pollicioni su e condividete. Ok? Ciao ragazzi, al prossimo gameplay. Thank you.